prepariamo oggi Subane Saba, ossia il pane di Sapa, un dolce tipico di ogni santi e dei morti in Sardegna. Ci serviranno 500 g di farina 00, io ho utilizzato la 00, ma se preferite potete utilizzare una farina meno raffinata. Della frutta secca mista utilizzeremo 100 g di mandorle, 100 g di noci e 40 g di pinoli, che poi andranno ridotte in pezzetti più piccoli, non microscopici, non deve essere tritata, ma abbastanza grossolana. 100 g di uva sultanina, 500 g di sapa, che questa viene preparata tradizionalmente nelle case, una bustina di droga saporita, vi faccio vedere che cosa contiene. Ci sono coriandolo, cannella, semi di garofano, noci moscata, insomma, un sacco di aromi veramente molto profumato. 40 g di lievito di birra fresco. E per ultimare i nostri pani ci servirà dell'altra sapa, che noi utilizzeremo per ungere i pani, dei diavoletti colorati tradizionalmente, e delle mandorle che serviranno come decorazione. Iniziamo. Per preparare il nostro dolce inizieremo con il recipiente della planetaria, perché faremo tutto a macchina, però se volete potete benissimo fare tutto a mano, mi raccomando. Iniziamo a mettere i nostri 500 g di farina e quindi la sapa. Mezzo litro di sapa. Aggiungiamola tutta e poi metteremo in macchina a lavorare fino a ottenere un composto abbastanza omogeneo. Ora, in poca acqua tiepida, vedete? Non tantissima, quindi un quarto di bicchiere, andiamo ad aggiungere i nostri 40 g di lievito di birra, lo sciolgiamo per bene e lo aggiungiamo prima di montare in macchina al nostro composto di farina e sapa. Una volta sciolto per bene il nostro lievito, andiamo ad aggiungerlo al nostro composto. Quindi montiamo in macchina e facciamo lavorare. Aggiungiamo a questo punto la nostra droga saporita. E continuiamo a lavorare. La quantità di sapa che abbiamo inserito deve essere una cosa che va controllata periodicamente, perché comunque non tutta la sapa ha la stessa densità. Ad esempio la mia è molto liquida e quindi sto valutando di non mettere tutti i 500 ml, i 500 grammi della sapa che ho preventivato all'inizio. Vedremo come si comporta una volta inserita anche la frutta secca. A quel punto, se rimarrà troppo compatto o troppo liquido, andremo ad aggiustare. Giunti a questo punto andiamo ad inserire anche la nostra frutta secca e quindi continuiamo a lavorare. Giunti a questo punto abbiamo ottenuto questo impasto. In effetti poi ho aggiunto soltanto diciamo la metà della sapa che avevo a disposizione, perché mi sembrava troppo liquido e in effetti la consistenza adesso è corretta. Quindi andiamo a formare quattro pani separando questo impasto e mettiamo a lievitare per 5 ore. Questa è la pezzatura che ho scelto. Guardate la dimensione, paragonate con la mia mano. Sono tre di questa dimensione e uno leggermente più grande. Ok, adesso devono lievitare coperti al caldo per circa 5 ore e quindi andremo a cospargere la superficie con la sapa che vi ho fatto vedere prima, con un pennello, e quindi infornare. Mettiamo a lievitare. Trascorse le 5 ore di lievitazione, andiamo a cospargere con della sapa i nostri pani e iniziamo a scaldare il forno a 170 gradi, forno statico. Ora che i nostri pani sono perfettamente ricoperti di sapa, andiamo ad infornare.
Forno statico, calore dal basso e dall'alto, circa 170 gradi, per un tempo di circa 40 minuti. Controllate sempre la cottura perché i forni non sono tutti uguali. Dopo 40 minuti di cottura, questo è il risultato. Ho provveduto a pungere uno di questi pani, precisamente questo che era il più grande. E lo stecchino è uscito perfettamente asciutto. Ora non ci rimarrà che aspettare che raffreddino e quindi andare a decorarli. Una volta raffreddato, procediamo alla decorazione. Cospargiamo con della sapa sulla superficie e quindi andiamo a depositare delle mandorle per formare un motivo a spiga. Ultimiamo quindi con la nostra lampareglia. Alla fine questo è il risultato finale. Ora andremo a tagliarne uno per verificare l'interno. Andiamo quindi ad assaggiare. Guardate l'interno. È un pane molto molto ricco. Chiaramente non cresce tantissimo in forno perché è veramente un impasto molto pesante, ma ora vi dirò se è buono. Ed è buonissimo. Buon appetito. Sì.